Buonasera, è la 13ª puntata di Due Tiri Liberi con che non va in vacanza e ospita questa sera Stefano Bizzosi, il responsabile tecnico dell'Academy Varese. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Abbiamo voluto fortemente invitare Stefano Bizzosi anche perché domenica, il giorno dopo Ferragosto, a Sasso Maggiore Terme si terrà un camp di cui proprio lui ci sta per parlare, ci parlerà e a cui chiedo di spiegarci i dettagli di questo camp che anche quest'anno andrà in scena. Sì, è un camp che oramai io faccio da molti anni, da 20 anni, dove invitiamo ragazzi per fare un'attività di pallacanestro approfondita, di specializzazione. Facciamo molte ore di pallacanestro nella giornata e quest'anno lo facciamo in un periodo un pochettino diverso, ci siamo allontanati dalle nostre date prefissate di luglio, abbiamo fatto una settimana prima dell'inizio della nostra attività con le squadre, questo per fare una sorta di pre-stagione. Verranno dei ragazzi nostri, una decina di nostri ragazzi, quindi sono molto contento per questo. E speriamo che sia un'attività proficua, è un camp internazionale, anche se ahimè quest'anno non abbiamo gli ospiti stranieri, però contiamo di fare comunque un buon lavoro. Bizzosi, io sia pur per pochissimo, non sono più un ragazzino, ma vorrei fare un camp con lei perché lei è un grande istruttore di pallacanestro. Ci spieghi come si svolgerà concretamente nell'anno purtroppo del Covid, quindi immagino che ci saranno anche delle precauzioni in questo senso. Sì, assolutamente, abbiamo creato un protocollo che poi segue i dettami della federazione e del governo legati al distanziamento, legati al controllo della febbre, legati al controllo del respiro anche. Abbiamo fatto delle mascherine con il logo del nostro camp apposta perché tutti i ragazzi quando non sono impegnati sul campo siano protetti, così anche in albergo, così anche a tavola. Staremo sicuramente molto attenti, però allo stesso tempo ci rivolgiamo a dei ragazzi che hanno voglia di fare pallacanestro, ripeto, in modo abbastanza specializzato e quindi seguiremo tutto con l'attenzione dovuta, seguiremo comunque un programma di basket abbastanza denso che prevede molte ore di pallacanestro nella giornata. Oltre alla parte ludica, di gioco, abbiamo diverse attività che Sasso Maggiore, la città di Sasso Maggiore, ci può offrire. Bene, vorrei tornare agli ultimi mesi, i mesi della ripresa. Avevamo già avuto un collegamento con Stefano Bizzosi, proprio dal palazzetto. Ci faccia un bilancio di questi mesi trascorsi in palestra con i suoi ragazzi. Allora, sono stati praticamente 3 mesi di attività di progresso tecnico, sia sul campo di gioco che anche da un punto di vista fisico, perché non va dimenticato che ogni giorno c'era il lavoro tecnico, ma anche un lavoro fisico con i preparatori. Credo sia stato un lavoro veramente proficuo e si sono visti i miglioramenti, quindi è un lavoro che non va abbandonato, va continuato e va sviluppato. E sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, perché i ragazzi si sono davvero impegnati per 3 mesi in un'attività che probabilmente era stata fatta in modo un po' dimesso, ma non per un problema ovviamente di allenatori, ma proprio per un problema che si seguono le squadre di più, di solito si segue più l'attività, si segue molto l'attività di squadra. In questo caso invece costretti, ahimè purtroppo per la tragedia un po' che ci ha colpito, siamo stati costretti appunto a lavorare individualmente e si sono visti progressi davvero importanti e devo, ripeto, dire che i ragazzi sono comportati in maniera egregia, con una grandissima forza di volontà, grandissima voglia di lavorare. È stato un periodo veramente molto molto interessante da questo punto di vista, nonostante, ripeto, i problemi che ci hanno circondato. Abbiamo dedicato l'ultima puntata di Due Tiri Liberi con a Michele Ruzier, il nuovo play italiano che sarà titolare della Pallacanestro Varese. In questa puntata c'era anche Max Ferraiuolo, team manager della Pallacanestro Varese ed ex play varesino che ha giocato in Serie A, a cui ho chiesto ma quando Varese, adesso Varese ha trovato sicuramente un play italiano titolare, ma quando
lo produrrà in casa propria e magari sarà varesino. Max ha risposto dicendo che è una bella domanda e che però ha tanta fiducia nell'Accademia. Ecco, volevo chiedere a Stefano Bizzozzi, che di basket se ne intende e come valuta Michele Ruzier, quindi la Pallacanestro Varese sta puntando anche su italiani interessanti, un play titolare che arriva da Cremona, ma appunto quando l'Academy riuscirà a sfornare un play varesino fatto in casa per la prima squadra? Beh, bisogna dire una cosa, abbiamo tre ragazzi che si stanno allenando con la prima squadra adesso e sono Nicolò Virginio, Alessandro Van Velsen e Matteo Librizzi, che è nel ruolo di Michele Ruzier. Credo che Michele sia un ottimo giocatore, una bellissima visione di gioco ed è un piccolo rammarico che ho avuto perché quando allenai la nazionale Under 18 lui era un ragazzo che poteva far parte di quel gruppo ma veniva da un infortunio e quindi non ho potuto conoscerlo come avrei potuto fare e ci avrebbe sicuramente aiutato. Però ha avuto un'ottima crescita e credo sia un giocatore importante per la nostra squadra e per la pallacanestro italiana. Credo che Matteo Librizzi quest'anno abbia la possibilità di vedere due ragazzi italiani e di imparare molto da loro e di capire che l'orizzonte non è poi così lontano per i nostri ragazzi. Sarebbe fantastico che lui o qualcuno dei ragazzi che noi abbiamo adesso nel nostro settore giovanile potesse un giorno ricoprire quel ruolo e anche altri nella nostra squadra senior, nella nostra squadra di Serie A. Ragazzi che provengono dal settore giovanile, sarebbe bellissimo fosse varesini, ma allo stesso tempo che provengano dal settore giovanile, il mondo si è aperto e allargato. A questo punto la cosa importante sarebbe proprio crescere in seno al nostro settore e vederli sbocciare nella nostra prima squadra. Bene, grazie a Stefano Bizzozzi. Allora ci sarà il camp il giorno dopo Ferragosto, il camp di Sasso Maggiore, il camp di Stefano Bizzozzi, ma quando l'Academy tornerà in palestra, ecco, i programmi dei prossimi mesi fino poi all'inizio dei campionati? Beh, noi ricominciamo il 24 di agosto, lunedì, faremo due settimane di pausa, tranne quelli che verranno al palazzetto, abbiamo sempre lavorato, vogliamo ricominciare con la gioia e il piacere di ritrovarci in palestra, abbiamo dei protocolli leggermente più aperti e che ci permettono quindi di sviluppare anche attività di squadra, in attesa che si stabiliscano gli inizi del campionato, che però dovrebbero essere tra metà ottobre e metà novembre. E lo faremo con grande gioia, ripeto, dalla squadra senior, che dovrebbe essere la nostra C-Gold con Wild Card, all'Under 20 regionale, squadre laboratorio, chiamiamole così, e poi i gruppi più istituzionali, che sono l'Under 18, l'Under 16, a scendere per tutto il settore giovanile. Grazie, grazie a Stefano Bizzozzi, grazie. Grazie a voi, grazie mille, buone vacanze. Bene, buon camp e grazie a tutti voi cari telespettatori per essere stati in nostra compagnia anche questa sera. L'appuntamento con Due Tiri Liberi con è per la prossima settimana. Grazie, arrivederci.